alla Candy Arena di Monza. Saugella, team Monza, Bosca, San Bernardo, Cuneo. Ortolani in battuta a ricezione di Ungureanu sulla testa di Cambi. Vanek dalla seconda linea continua a martellare come un'indemoniata. La ricezione di Meners, Scorupa appoggia per Herman che non può forzare la difesa facile di Zannoni. Poi ancora Vanek, ma questa volta arriva il gran muro di Hanna Hortman di Renault. Beh, una stagione a muro incredibile per Anna Danesi e qui conferma questo suo grandissima forza in questo fondamentale. Vanek da posto 4 non passa, Scorupa la manda subito di là, allora la risposta di Cuneo, ancora Vanek, diagonale strettissima, non ci arriva Parrocchiale. Zannoni, poi Markovic in diagonale, c'è la difesa di Parrocchiale. Ortolani per Meners, palla lavorata alle spalle del muro, in tuffo salva Ungureanu, poi Markovic ancora in diagonale, la difesa di Parrocchiale, Scorupa va da Herman, money out per il centrale belga. Gran ricezione di Zannoni, Vanek, murata da Anna Danesi, che dice no? Tale questo consente a Monza, come in questo frangente, di mettere la testa avanti. E c'è anche l'ace di Florci Meners. Ricezione di Plummer, deve uscire dai 3 metri, Scorupa va da Meners in diagonale stretta, la difesa di Zambelli, poi Markovic per Vanek, la chiuderei il primo set 28-26. Ricezione di Hortman, Scorupa va da Meners in diagonale stretta, questa altro che controtempo. Meners appoggia le mani sul muro in tuffo Markovic, poi cambi per Vanek, la difesa di Ortolani. Scorupa per Meners in mezzo al muro, Vanek la tiene su, anche Cambi, poi Markovic la manda di là, ci sarà una free ball per Monza, ancora Meners a tutto braccio, il muro poi la difesa di Zambelli, Cambi va da Markovic, il muro a toccare, Parrocchiale a tenere su, Scorupa per Hortman, attenzione la palla ancora viva di piede, arriva però il fischio. Plummer sopra il muro, questa volta non va col martello. La risposta di Cuneo! Serna Markovic! Che diagonale! 2-0 Cuneo, qui alla Candy Arena. Markovic, e allora Ungureanu! Il muro di Katri Plummer! Pallonetto di Plummer che va a segno alle spalle del muro. Plummer questa volta va a tutto braccio e va a segnare il punto numero 20 per Saugella. Ricezione di Parrocchiale sul missile di Ungureanu, poi Meners in pallonetto, la chiude lei, si andrà avanti a giocare. 2-1, 25-19. Meners in battuta, ricezione di Markovic, poi Zambelli accelera la fast, c'è però difesa di Monza e poi Hortman. Ricezione di Parrocchiale al centro, Danesi salta altissimo, Anna Danesi. Cambi per Vanek, angolo il pallonetto, attenta di Giulio. Meners palla alta per Hortman, ancora una palla frollata. Giulio in battuta, ricezione di Markovic, Frigo passa al centro. Aiuto il nastro, la ricezione di Markovic, poi la seconda linea Vanek, ancora gran difesa di Di Giulio, poi Danesi per Plummer, Morata. Frigo, poi Markovic la tiene viva, Grifoglio all'indietro da Vanek, il muro di Anna Danesi a dire no. Che murone qua di Danesi, la tutta attesa ricevuta da Hortman, va ad attaccare Plummer, diagonale stretta, Zannoni la prende ma la palla poi non sale, poi Zannoni si infuria con Ungureanu, in ogni caso finisce qua, sarà tie break. C'è la difesa di Monza, il pallonetto di Hortman,
quarto punto a Saugella, Anna Hortman. Eccezione di Markovic, Agrifoglio, Paneke, il muro di Plummer. Errore di Squarcini in battuta, finisce qua, vince Cuneo 3-2, la spunta al tie break 15-11.